Grazie per essere presenti. Era una grossa responsabilità questa. Pare sia andato tutto bene, di questo sono felice, sono orgoglioso. Sono orgoglioso di essere stato il primo, sono orgoglioso di fare parte di questo percorso. E si alterneranno altri amici, altri relatori, saranno altrettanto interessanti gli incontri, quindi il mio è un invito alla partecipazione, questo sicuramente. Siamo già nel post pandemia, ha detto in fase di presentazione Santovazzano, mi auguro che le attività, soprattutto quelle culturali, di recupero identitario possano andare a passo spedito. Volevo rappresentare un Pitagora un po' diverso, un Pitagora uomo, non un Pitagora santo, né abbiamo fatto un breve accenno alla dottrina, ma non era quello che volevo mettere in evidenza. Quello che volevo mettere in evidenza era il fattore umano, il connotato umano di un uomo che sceglie la città considerandola meta ideale per dare sfogo a quelle che sono le sue passioni, le sue conoscenze. E infatti quello che accade nel VI secolo a.C. a Crotone è qualcosa di unico al mondo, considerando che c'era già una scuola medica, già una scuola atletica, quindi questo uomo, questo grande pensatore, viene attratto dal fermento culturale di Croton e vuole condividere la sua sapienza, la sua saggezza, la sua conoscenza, e io immagino quest'uomo che arriva a Croton convinto, cioè consapevole di quello che già sa, di quello che già è, ma convinto che possa non solo dispensare sapere, ma possa anche attingere da quello che è la cultura di Croton. Quindi io lo immagino così, un Pitagora uomo. Koinatta ton philon, che tutto sia comune fra gli amici. Sì, io ho immaginato che lui dispensasse le sue massime, prima fra le quali questa, proprio ai crotoniati, e il titolo non è casuale. Io per il nostro incontro di stasera ho scelto un titolo, Pitagora la scelse fra tutte, possibilmente noi dobbiamo andare oltre, perché Pitagora non era di Crotone, quindi Crotone non è la città di Pitagora, Crotone è la città che affascinò Pitagora, che se mi è concesso è già uno step superiore. Sì, ma il mito e il simbolismo camminano e sono portatori sani di pensieri, di scienze, di luoghi. E Pitagora sicuramente attingeva da una conoscenza molto antica. E io amavo Battiato e devo dire che quando parlavo di consapevolezza e dell'umiltà di un uomo mi veniva in mente una frase di Battiato che in una delle sue più celebri canzoni dice quanto è misera la vita negli abusi di potere. Questa frase mi fa pensare all'umiltà, mi ha fatto pensare in questa circostanza all'umiltà di un uomo consapevole come Pitagora di Samo. Sul porto e fra le vie si mormorava di una nave che presso Aisaros